Cosa dicevi che non, hai detto? Penso di non averla detta, nel senso che io quando sono uscito, siccome sono uscito prima, tra l'altro era al cellulare, quindi ben indaffarato a fare altre cose. Sei uscito prima rispetto a lei che aveva le magliette nella borsa. Qualche metro ovviamente. Sì. Quando poi mi sono girato e l'ho vista accerchiata, io sono tornato indietro in suo soccorso a dire: che è successo? La signora è con te? Sì, è con me. Ah, ok, perfetto, la seguici anche tu. Allora, una persona che ha paura per la propria incolumità, perché sa tra l'altro di aver fatto qualcosa, non torna neanche indietro, ma questo è ovvio. Ludica, peccato di innocenza, come posso dire, di ingenuità, perché ha detto tu avresti dovuto andare dai carabinieri e dire che tu avresti ospitato un nero. Io sono rimasto esattamente fermo così, ho fatto così, ho detto, dico amore, cioè amore, non mi ricordo se l'ho chiamata amore, però gli ho detto per favore lasciamo perdere, e quindi ho sospeso immediatamente l'azione, anche perché non c'era più il dottor Belli, quindi ho sospeso immediatamente l'azione, era già scappato, e quindi tutto è finito lì. Mia moglie non si è fatto assolutamente nulla, io non le ho torto un capello, non l'ho neanche toccata, non l'ho assolutamente sfiorata. Sono contento che avete fatto pace, è questo quello che volevo. Io non voglio una famiglia e tu, spero un giorno sarai la nonna dei miei figli. Non mi sembrava giusto privare una nonna con una denuncia. Io tengo a Mercedes troppo per denunciarti, quindi non l'ho fatto, e per me è già una vittoria questo che sto vedendo. Il resto faccio un passo indietro. Io contro Romina non ho nulla. Io reputo. Però lei Romina, ha di parlarti. Scusate, Romina è la mamma dei fratelli dei miei figli. Io sono la mamma dei fratelli dei suoi figli. Okay. Quindi per me ci sarà sempre grande rispetto per Romina. Brava Loredana. Questo è importante.